Abbiamo chiesto ai partecipanti di estrarre una scheda in cui è descritto il profilo di un personaggio. Sei il figlio dell'ambasciatore americano nel paese in cui abiti attualmente. Sei una madre single e disoccupata. Sei un giovane disabile che si muove solamente con la sedia a rotelle. Sei una modella di origini africane. Sei un rifugiato di 24 anni proveniente dall'Afghanistan. E senza dir nulla è il momento di immedesimarsi nella persona descritta. Che lavoro facevano i tuoi genitori? Dove puoi socializzare? Che cosa ti preoccupa, ti fa paura o ti procura gioia? E adesso disponetevi tutti in riga. Vi leggerò delle domande. Se sentite che il vostro personaggio può rispondere di sì, fate un passo avanti. Altrimenti restate dove siete. Puoi andare in vacanza almeno una volta all'anno. Non sei mai stato incriminato a causa della tua religione. Non temi per il futuro dei tuoi figli. Avete visto il divario che si è creato? È arrivato il momento di guardarsi intorno e confrontarsi. Senti, genitori molto religiosi, contesto arabo musulmano, ti volevo dire, dove ti sei immaginata di vivere? In Italia. Questo secondo te ha cambiato i fatti? Cioè, se tu fossi stata nel tuo paese d'origine, sarebbe andata diversamente? Perché? Perché qui magari c'è la possibilità di farsi conto. Ok. Sì. Quindi nel tuo paese sarebbe andata ancora peggio. Ok. Quindi una serie di paesi a cui hai fatto riferimento prima di andare in Italia sono paesi dove alcuni diritti non sono garantiti. Hai 10 anni in una fattoria isolata, i genitori sono contadini e hai 4 fratelli. Ok. Anche te pochissimi passi avanti. Sì. Dove era questa fattoria? In Italia o in un altro paese? No, era in Italia. Pezzo di terra per la mia famiglia e comunque si era poveri e non ci potevamo permettere tante cose. Non andavamo tipo in città a cinema a comprare vestiti sempre, magari ci scambiavamo da padre a figlio. Ok. Quindi un contesto. Anche su questo personaggio possono essere. Varie letture possono esserci, no? Perché? Empatia è una delle parole chiavi per fare un passo in avanti. La capacità di mettersi nei panni dell'altro aiuta a sviluppare consapevolezza del mondo in cui viviamo. Cambiare prospettiva, anche se per poco, aiuta a riflettere sulla nostra società e sull'importanza dei diritti umani, come hanno dimostrato questi studenti che hanno sperimentato in prima persona quanto possa essere importante poter fare un passo avanti.